Buonasera ragazzi, sono Strategico ed eccoci con un intro un pochino diversa perché, boh, dopo tutto questo tempo che comincio tutti i miei video con ciao a tutti, sono Strategico Call of Duty, oppure ciao a tutti, bei uomini e belle donne, sono Strategico Call of Duty, ho deciso un po' di cambiare, tanto per essere un pochino originale, per non farlo sembrare sempre un po' così palloso. Però iniziamo a parlare di questa partita che è forse la mia migliore che ho messo su YouTube. Un risultato che non è tanto il risultato per sé, di per sé non è che sia un granché, però come ho giocato mi è piaciuto davvero tanto. Che poi questa partita l'ho fatta dopo tipo 3 giorni che non giocavo a Modern Warfare 2, giocavo solo a FIFA, e quindi ho deciso di tornare alle vecchie armi, perché quest'arma la usavo un anno fa quando ho incominciato a fare i commentary. L'M4A1 l'usavo col silenziatore a sciacallo e le claymore. Era una strategia davvero molestante, molestuosa, in cui molestavo bambini sotto i portici. Quindi ho deciso di usare quest'arma, però al posto di metterci il silenziatore ci ho messo il mirino laser, che gli dà più potenza, cioè mi piace di più, soprattutto quando sto andando in giro veloce. C'ho queste killstreak basse, sto usando solo UAV, Predator e Harrier. Non è che sto usando streak assurde, perché non stavo manco andando per una partita in questa partita. Eccoci subito a ripetere le parole. Comunque, qui sentivo un po' di gente che mi camminava attorno. Tiro fuori la mia arma secondaria, boom, boom. Lo uccido, torno, vengo massacrato, perché si sa che in Call of Duty Modern Warfare 2 quando ti pigliano la testa muori in 2 colpi. Cioè, una cosa un pochino che scoccia, no? Perché tipo stai lì, gli stai a sparare a uno e lui gli basta 2 colpi, si gira e ti piglia la testa e muore subito. Però alla fine è realistico, quindi c'è poco da lamentarsi. E poi che altro? Volevo un po' parlare di questa partita, davvero, cioè che mi piace oramai tanto. Andare per le nucleari non mi piace più, perché oramai tutti le sanno prendere, tutti sanno camperare, tutti sanno usare il supporto, quindi non è una cosa molto divertente. Però quando vai in giro ti diverti, ti metti a correre come un pazzo, come un mongoloide, e giochi contro mongoloidi, perché come vedete sto giocando contro tutti questi sniper che provano a essere delle bestie, provano a essere il grande gangia, però alla fine sono tutti scarsi, non ce la fanno a fare questi scopi. Quindi vedi tutti questi bambini minchia, sono davvero incapaci. E poi soprattutto quando c'è queste ricompense davvero basse, no? Non è che ti serve tanto, perché poi con 3 uccisioni e 3 uccisioni di fila ce la fanno quasi tutti a prendere. Non c'è davvero problema. Ora vedete il comando assurdo, che anche ce l'avevo comando, c'avevo mira stabile, mi sembra, o ninja, mi sa che c'avevo ninja. Comunque, con che stavo a dire? Ah, tutti riescono a fare 3 uccisioni di fila, quindi pigli l'UAV. Poi dall'UAV sai già dove sono tutti. In questo momento inizio a sparare a caso. Sapevo che erano lì, però vabbè, ovviamente io cazzone ho iniziato a sparare davvero mezz'ora prima e ho sbagliato un pochino il tempismo. Me l'aspettavo lì proprio attorno all'angolo, cioè appena giravo l'angolo, però erano davvero lontani, quindi l'ho preso un po' nello scafandro e ucciso da tutte e due. Però poi a 5 c'è il Predator che quasi sicuramente, se stai giocando a battaglia terrestre, ti garantisce l'Ariad. Cioè, sono delle killstreak fatte un po' così, che mi sembra che è una combinazione davvero bestiale. Dopo, vabbè, 5, 7, 9, no? Che sappiamo tutti, col Pevlo. Il Pevlo è davvero la bestia delle bestie. Cioè, dopo c'è l'Ump in questo gioco e poi c'è il Pevlo che massacra tutti, capito? Poi, vediamo. Continuo a uccidere questo Jose GMC, credo, una cosa del genere, che faceva davvero rare, correndo in giro senza una meta. Io continuavo a ammazzarlo tranquillamente. E ora forse voi vi state chiedendo come faccio a vedere tutta sta gente, no? Perché in tanti video ho ricevuto messaggi in cui mi dicevano: come fai a vedere tutta sta gente? Ora ho preso una bella tripla, però vabbè, a parte quello. Come fai a vedere tutta sta gente? Io gli dico: guarda, se c'è un UAV nell'aria è abbastanza facile, no? Quindi l'UAV è una killstreak molto sottovalutata da gente che prova sempre a mettere l'Harrier, il Pevlo, tutte queste cose. Però se non ci sapete arrivare è inutile, ve lo dico. Cioè, anch'io mi ricordo, c'erano certe partite in cui provavo a fare la nucleare
solo colpevole, no? Che ora guardate qui, ragazzi, c'è il smarker. Vedete quanto faccio schifo? Ce n'erano 5 là sotto, non so quanti cazzo ce n'erano. Quindi di sicuro gente incazzata, perché a me queste, un'occasione come quella di solito non mi capitano mai. Quindi so che c'è gente che va in giro solo a fare clips, che bestemmia per me, che capisce che quando ti viene un'occasione così con tutta la gente davanti, c'è un cecchino carico con tutti i proiettili e li sbagli, ho preso uno su 5, l'ho preso, quindi un po' scandaloso, però vabbè, via, strategico, un cecchino si sa, non lo sa usare. Ora, boom, vengo molestato così. Però, vediamo, quello lì stavo usando sangue freddo pro, quindi, ecco, un problema dell'UAVE, se c'è uno che c'ha sangue freddo, fa il culo a tutti, cioè, non ci avrà le armi potenti, però c'ha sangue freddo e quindi funziona davvero bene. Ecco perché un po' mi scocciava che in Modern Warfare 3 non hanno messo potere d'arresto pro, ragazzi, perché potere d'arresto pro era un modo per bilanciare fantasma o sangue freddo pro, capito? Il potere d'arresto ti dava più potenza nelle armi, e quindi anche se c'era qualcuno che aveva sangue freddo, forse nell'uno contro uno da distanza era molto più probabile che te li facevi il culo. Però ora che l'hanno levato un pochino, ora di sicuro fantasma è molto molto overpowered, come dite voi. Quindi ora volevo passare alla domanda del giorno, che è una domanda molto semplice, però io davvero non so la risposta, cioè ve lo dico ora. La domanda è: perché a McDonald's non vendono i Wooster o gli hot dog? No, è un cibo americano come gli hamburger, tutte ste cazzate, però a McDonald's non vendono hot dog. Quindi ragazzi, lasciatemi una risposta bella e creativa dicendomi perché non vendono hot dog a McDonald's. Fate, cioè, ora, l'ultima volta tutti hanno preso la mia domanda seriamente, no? Che poi alla fine le mie domande sono tutte degli scherzi, quindi non vi dovete offendere, provare a fare risposte scientifiche, quindi sparate cazzate, cioè, che poi alla fine chi vi critica? Cioè, almeno che non fate gli stronzi infamando tutti, nessuno vi criticherà. Si mette, io mi faccio l'idea a leggere i vostri commenti. Poi alla fine di questo video ci saranno anche i commenti più belli dell'ultimo video, che metterò alla fine. E poi voglio un pochino parlare di cosa sta succedendo nella mia vita in questi ultimi giorni, perché non sto a mettere video sull'altro canale. E la risposta è abbastanza semplice: ultimamente il mio computer è pieno di video, perché io ho tutte le mie partite di calcio sul computer lì salvate, perché poi io devo fare tipo un highlight di tutte le mie partite, devo mettermi i gol e tutte queste, e boom, ne ho presi 6 o 5, non lo so manco io, non riesco a capire bene. Quella è, ecco, una ragione perché questa è la mia partita più bella, perché io 5 con un predator non li piglio mai, vabbè. Stavo dicendo, ho il computer pieno di partite, poi devo fare gli highlight per mandarli ai college, così piglio una borsa di super calcio. Quindi ho la videocamera piena, perché ho una partita ogni 3 giorni, no? Quindi le partite sono 2 tempi da 40. Mio babbo le sta registrando, non sa più dove metterle. Infatti non ho manco registrato le ultime 2 partite. Quindi ce l'ho un po' nello scafrandi, perché non c'ho una videocamera con cui registrare, non c'ho manco spazio per mettere video. Infatti ho dovuto eliminare tante di quella roba prima di mettere questo video. Non avete idea. Ho dovuto eliminare clips che volevo mettere sul mio montaggio, che tra poco uscirà. Però una cosa che farò, ragazzi, ve lo dico ora, metterò un link a tutte le mie clip, e poi chi vuole le può editare e mi rimanda il video e lo mette su YouTube con un link, e poi quello più votato lo metterò come video. Quindi ragazzi, la partita è finita, il risultato mi sembra 56-8, niente male per essere una partita di dominio su favela. E poi manco c'avevo una squadra con me, ero da solo, quindi ancora più bello il risultato. E vabbè ragazzi, ricordatevi di rispondere alla domanda del giorno. Io vi saluto, godetevi l'autunno, perché sta arrivando l'autunno, da qui è già arrivato da mesi, l'autunno è arrivato. E vabbè, io vi saluto, buona cicci e buona alle cicce.